Allora, da Benedetto, reportage dalla Svizzera a Ticino. Sono poco dopo Mendrisio, appena diciamo passata la dogana da 5-6 km. Qui sotto c'è Capolago, Riva San Vitale, sopra pochi chilometri da Lugano. Allora, questa è la via d'ingresso praticamente del turismo tedesco, francese, olandese, belga e tutto quello che è in Italia. Passano tutti da qua. Allora, vi posso garantire, ve lo giuro sulla tomba di mio padre, che il sabato è il giorno che c'è più casino. La gente fondamentalmente si sposta sabato e sabato, la domenica c'è di meno. Allora, in frontiera al sabato, per entrare in Italia, normalmente di questo periodo trovi una colonna almeno di 4-5 km, arriva fino al primo autogrill che c'è, non dico che arriva fino a Mendrisio, ma poco ci manca, almeno fino a Coldrerio, il primo autogrill che si trova. Vabbè ragazzi, ve la faccio abbastanza breve. In dogana per entrare in Italia ci sono 4 gatti, ci sono 4 gatti. Non sta entrando nessuno. L'area di sosta, la prima famosa area di sosta che appena passi, distrutta, demolita, dove c'è attenzione buche, anzi adesso c'è una buca anche a entrare in Svizzera, vabbè. Allora, hanno scritto siamo aperti, allora c'erano lì due auto ferme, quindi non posso neanche più dire chissà che cosa pensano i turisti che entrano, perché non sta entrando nessuno. È deserto, deserto. Cioè, non ho mai visto una situazione, siamo praticamente a luglio, immaginatevi che spianata che pigliamo a livello turistico. Cioè, poi sto sentendo in giro un po' anche di gente che mi scrive da altre località, ma non è che ho bisogno che mi scrivano, perché questa è la porta d'ingresso all'Italia del turismo tedesco, svizzero, svizzero-tedesco, francese, olandese, eccetera eccetera. Certo, poi c'è un'altra porta d'ingresso che sono i bavaresi, che comunque vanno nelle zone diciamo dei laghi di Garda o scendono giù per il mare. Comunque questa è la porta principale, perché da qua ci passano olandesi, i francesi passano da più o meno tutti da qua, i belgi. Ragazzi, non c'è nessuno, anzi c'è più gente all'autogrill, che mi sono fermato di un secondo, di italiani che stanno venendo qui in Svizzera. Difatti ho visto che il parcheggio qua sopra del primo centro commerciale è pieno. Io di solito non mi fermo a questo, anche se c'è della buona roba, mi fermo sempre, vado all'Emporio, prima vado all'Emporio, vado al bar ristorante Emporio a mangiare qualcosa, lì al secondo piano io vado al Grancia, faccio benzina 20 centesimi in meno, vado al centro commerciale Lugano Sud Grancia, quello che praticamente esci a Lugano Sud, esci e vado al centro commerciale Ugrancia, perché poi io capisco che tantissimi italiani vengono qui. Qui l'IVA è l'8%, quindi io vestiario, qua ci sono tutte le firme di marca, roba, io mi trovo meglio là, nel senso che comunque c'è un pieno di scelta, ma comunque prezzi della Madonna. Quindi per l'IVA l'8% molto più conveniente. Poi al centro commerciale Grancia, quello che si trova lì a Lugano, c'è anche il grandissimo Media Market, quindi per l'elettronica ancora più conveniente, sempre per il discorso dell'IVA l'8%. Quindi ci sono tantissimi italiani che sabato alla domenica vengono qui. Allora, quello qui di Mendrisio è aperto anche la domenica, il Grancia è aperto solo il sabato, quindi se volete venire al sabato, io di solito mi trovate lì verso mezzogiorno e mezza, sono lì a mangiare all'Emporio lì da Lena, sopra al bar restaurant. Quindi la situazione è disarmante, di turisti c'è poco, un cazzo che stanno venendo in Italia, praticamente nulla, zero. E anzi, sono tanti italiani che adesso stanno venendo anche lì a Lugano, al centro commerciale Lugano Sud Grancia, da parte di chi ha. Vedo tanti italiani perché, sai, ma anche qui ce n'erano abbastanza, anche qui al Fox. Sai, adesso con la gente che è stata tenuta per 3 mesi, di là ancora gente che guida con la mascherina. È anche bello oggi andare a fare la spesa, tipo te ne vai lì al Grancia, te ne giri, entri, non sei obbligato a mettere niente. Cioè, sembra la normalità, in più l'IVA è anche di meno.
E questa qui è la situazione in questo momento. Io penso che non migliorerà, io penso che quest'anno il turismo in Italia è veramente spianato e penso che ci vorranno un po' di bel po' di tempo prima che la situazione cambia. Arriverà veramente, penso, brutti momenti. Se i turisti non si muovono neanche in auto, pensate se si muovono in aereo. Quindi la situazione sarà drammatica non solo, penso, in Italia, ma anche in Spagna o in altre località. Allora, io mi muovo perché ho visto che ci sono delle offerte mega galattiche, quindi, però penso che quest'anno veramente il settore turistico è distrutto, va bene. Un abbraccio a tutti, io me ne vado a mangiare qualcosa all'Emporio, ragazzi, ciao!